Il Rinascimento è un movimento artistico e culturale che si sviluppa in Italia tra XV e XVI secolo. L'arte rinascimentale sboccia a Firenze, nel clima di generale rinascita della città, governata dalla famiglia dei Medici. Si recuperano l'estetica classica e il senso della proporzione. Si studia la prospettiva lineare, cioè l'insieme di regole matematiche attraverso le quali riprodurre cose e figure, così come le vedono i nostri occhi. Secondo alcuni storici, il Rinascimento inizia nel 1401, anno del concorso per la realizzazione della porta nord del Battistero di Firenze. Il passaggio dall'arte gotica alla nuova arte è ben rappresentato nella diversità tra la formella di Lorenzo Ghiberti, elegante e simbolica, e quella di Filippo Brunelleschi, in cui prevale il realismo e una nuova impostazione dello spazio. Il Rinascimento investe tutte le arti figurative. In pittura si predilige la naturalezza delle figure umane inserite in un paesaggio reale. I temi mitologici acquistano la stessa dignità delle opere a soggetto religioso, mentre nei ritratti si cerca l'espressività e il carattere dei personaggi. La scultura, che nel periodo gotico vive in stretta relazione con l'architettura, riacquista autonomia. Si studia con particolare attenzione l'anatomia della figura umana. In architettura si recuperano gli ordini classici per costruire edifici razionali e armonici. Gli iniziatori del Rinascimento sono Brunelleschi per l'architettura, Donatello per la scultura e Masaccio per la pittura. La rivoluzione rinascimentale prosegue poi con Beato Angelico, Paolo Uccello e Botticelli. I loro quadri, in cui è applicata la prospettiva, si caratterizzano per l'eleganza del disegno e la luce quasi irreale. Da Firenze il Rinascimento tocca tutte le corti d'Italia. A Urbino c'è Piero della Francesca. A Perugia il Perugino. A Padova il Mantegna. A Venezia Giovanni Bellini e Antonello da Messina. A Venezia Giorgione e Tiziano scelgono una pittura in cui il colore e la luce sono gli elementi fondamentali della composizione. Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, l'arte rinascimentale è al culmine del suo splendore. Sono gli anni di Leonardo, di Michelangelo e di Raffaello. Con la presenza in Italia di pittori nord-europei come Van der Weyden e Dürer, ha inizio un fertile rapporto di scambio delle reciproche conoscenze tra Rinascimento italiano e arte fiamminga. L'arte rinascimentale è considerata espressione dell'umanesimo, movimento culturale che cerca di recuperare l'autenticità della cultura classica e che propone una visione della realtà in cui l'uomo è al centro dell'universo. Il Rinascimento continua a vivere nei manieristi del XVI secolo, che imitano lo stile dei maestri del 400 e del 500, svincolandosi però dal rispetto di forme e proporzioni naturali.